Buongiorno ragazzi, per me oggi è il sesto giorno di lockdown e ho finalmente deciso di andare a riordinare la cassettiera. Come sapete, era una cosa che volevo fare ancora il primo giorno di lockdown, però non avevo potuto perché c'era Ste qui che stava lavorando. Oggi invece lavora in ufficio e quindi ne approfitto per sistemare questa cassettiera che è un totale, totale casino. Adesso vi faccio vedere. La cassettiera tira è questa, tralasciate, cioè non badate le cose che ci sono sopra perché il mio studio, vedete, è un po' alla fine più che uno studio è lo sgabuzzino della casa, però almeno qua riesco a contenere tutti i pacchi, tutte le cose che ricevo. Vi faccio vedere un po' la cassettiera al momento come è organizzata. A me piace tenere nei cassetti le cose ordinate all'interno di contenitori, come vedete, cioè, comunque ci sono già, però è da riprendere in mano e andare un po' a riordinare, togliere quelle cose che magari sono iniziate e quasi finite, così da poterle ultimare e completarle del tutto. Comunque questo è il cassetto dedicato, diciamo, alla skincare e ai capelli. Ci sono insomma tanti prodotti per la cura del viso e del corpo e dei capelli, scusate. Poi qui invece c'è un mix di prodotti sempre di skincare, tanti sono di Pixi, e poi ci sono un po' di prodotti, vediamo se mette a fuoco, ok, ci sono anche un po' di prodotti di make-up, quindi palette di ombretti, mascara, lucida labbra, smalto, un po' di cosine. Poi, terzo cassetto, anche qui ci sono tanti, tanti, tanti prodotti di make-up, correttori, rossetti, ombretti, ombretti, prodotti per le labbra, prodotti di skincare, skincare. E qui invece abbiamo acque profumate e, non mi ricordo manco più, tante matite per le labbra. L'ultimo cassetto invece è dedicato, diciamo, alle cose della macchina fotografica. Custode dei telefoni, sì, c'è qui il rasoio di Ste, perché avendo fatto più spazio in bagno questo non ci stava più, quindi l'avevo messo qui. Direi che questo cassetto, un po' come tutti, sono da rivedere perché questa cosa qui non c'entra assolutamente niente con le altre. La prima cosa che vado a fare è svuotare completamente. Ho appena preso uno spavento, come avete visto, perché la cassettiera mi è praticamente volata addosso. Io ho aperto tutti i cassetti per svuotarli, però con il peso la cassettiera ha fatto proprio questo movimento, quindi dal muro ta 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 ta, è venuta verso di me. Ho anche le calze, quindi stavo anche scivolando, cioè non riuscivo a stare ferma sul pavimento perché i piedi mi scivolavano, non riuscivo più a spostare la cassettiera perché continuava a venirmi addosso, i cassetti erano tutti aperti, non riuscivo a chiuderli perché si era incastrata sopra il battiscopa e quindi non c'era più lo spazio per rimetterla dritta. Alla fine, senza fare troppo macello, sono riuscita a mettere tutto al proprio posto, però tutte le cose che c'erano sopra la cassettiera sono ovviamente cadute, come avete sentito, e si è rotto il piattino, questo qui, che utilizzavo come svuotatasche. E vabbè. A parte questa disavventura, continuiamo questo lavoro di riordine. Mi è venuto un infarto. Tutto è bene, quel che finisce bene, quindi adesso l'esperienza insegna. Vado ad aprire cassetto per cassetto e svuotare cassetto per cassetto. Partiamo da lui. Prima di partire vorrei farvi sapere che questo video in realtà io l'ho registrato da un po' di tempo, però tra una cosa e l'altra non ero ancora riuscita ad editarlo, quindi ve lo pubblico soltanto adesso. Spero lo stesso che possa farvi piacere. Infatti, come vedete, il pavimento è ancora con le vecchie fughe, ovvero grigio scuro, ma dettagli. Iniziamo dal primo cassetto. Sono andata a svuotare tutto perché mi trovo meglio a fare in questo modo, perché se vado a mettere mani in un cassetto comunque incasinato e non tolgo le cose, non sono mai soddisfatta, quindi svuoto tutto e vado a rimettere le cose da zero. Nel primo contenitore, questi sono di IKEA, sono andata a mettere tutti i prodotti per i capelli che per forza di cose non ci stanno in bagno o comunque non tengo in bagno perché
sapete che non ho comunque un cassetto del bagno molto grande, allora metto giusto il minimo indispensabile, tutto il resto lo metto invece in questa cassettiera. Nel secondo divisorio invece sono andata a mettere tutte le maschere in crema che ho e che sono quasi tutte aperte se non ricordo male, e poi ho messo delle creme per il viso, degli scrub, ho messo una crema idratante in stick, ho messo i sieri, insomma tutto ciò che è dedicato alla cura del viso l'ho messo qui. Poi come vedete ho messo, poi ho ritolto, poi ho rimesso perché non ero del tutto convinta, o meglio avrei voluto organizzare i prodotti proprio per tipologia, però ho tante tipologie di prodotto, quindi alla fine ho fatto un mix, ho diviso capelli dal viso e poi i detergenti e le maschere in tessuto da quelle in crema, come potete vedere. Questo è quello che è avanzato dal primo cassetto, già raggruppato le cose. Qui abbiamo dei prodotti completamente nuovi. Qui invece ho messo tutti quei prodotti quasi finiti che voglio andare ad usare negli ultimi giorni, ad esempio questo tonico è praticamente agli sgoccioli, c'è anche questa striscetta per i punti neri, un dentifricio, quindi queste cose le metto in bagno così le vado a terminare. Queste invece le regalo a mia sorella e a mia mamma, sono delle maschere per i punti neri, maschere purificanti e una crema anti-età. Poi qui invece ci sono tutti i prodotti per il corpo che li voglio mettere insieme nel secondo cassetto. Fasce per capelli, queste due cose qua invece le vado a buttare un sacchettino, e dei guanti in lattice. Poi c'è lo shampoo per i cani, è suonato un corriere. Vengo puntualmente interrotta dai corrieri, comunque dicevo... Questo è uno shampoo per pulire, per lavare le cagnoline, quindi lo metto con le loro cose, bastoncini per i diffusori d'ambiente, non so cosa ci facciano qua, e una spazzola che porterò nel bagno in taverna perché non la usiamo mai, potrei anche buttarla in realtà. La stessa cosa la faccio con il secondo cassetto, quindi anche in questo caso svuoto tutto, ne approfitto sempre per dare una pulita velocemente e poi vado a riorganizzare. Qui ho fatto un po' fatica perché c'erano tante cose, non sapevo cosa tenere, cosa scartare, perché comunque un bel po' di cose le ho scartate perché come vedete comunque ci sono tanti prodotti. In questo primo contenitore ho messo tutti i tonici, come vedete sono praticamente tutti di Pixi e sono tutti ancora chiusi. Nel secondo contenitore invece, questa era una scatola di Maison du Monde, l'avevo presa tantissimi anni fa quando ancora Maison du Monde non ce l'avevo vicino a casa, e lo utilizzo per contenere tanti altri prodotti. Adesso qua anche in questo caso ho fatto un po' una selezione, ho messo i prodotti per il corpo, quindi mousse per lavare il corpo da utilizzare sotto la doccia, scrub per il corpo, olio per il corpo, insomma tutto ciò che riguarda il corpo ho cercato di raggrupparlo all'interno di questa scatola. In questo contenitore più piccolo invece ho messo tutti i prodotti di skin care ancora chiusi che non ho mai aperto, e dietro ho messo delle pochette. Nel terzo cassetto invece c'è questo contenitore che in realtà nasce per organizzare i vestiti, io però questo lo utilizzo per i trucchi. Sono andata a fare un po' di selezione, quindi ho scartato un po' di cose all'interno di questo cassetto, ho raggruppato poi i prodotti in base alla tipologia, un po' come ho fatto con i prodotti per il viso e per i capelli. Sono alla fine del terzo cassetto, alla fine tutto il pomeriggio che sono qui, ma è sempre così, quando inizio questi lavori poi me li porto avanti fino a sera, anche perché ci sono tante cose e devo fare anche un po' una selezione, alcune le devo per forza eliminare perché non posso tenere tutto, perché non riesco ad usare tutto effettivamente, quindi qualcosa andrò a mettere da parte e andrò a regalarlo. Mi manca l'ultimo cassetto, che è quello dedicato alle cose tecnologiche, diciamo così, quindi questo sarà sicuramente molto più veloce da organizzare perché lo vado solo a svuotare, pulire velocemente e riordinare un attimo, però resteranno le stesse cose alla fine perché ho notato che gli altri sono riusciti ad organizzarli come volevo e non sono neanche troppo incasinati, anzi rispetto a prima sono decisamente molto ma molto più riordinati. L'ultimo cassetto è stato il mio preferito perché ci ho messo meno tempo per organizzarlo.
praticamente ho tolto giusto le due cosine che c'erano dentro, ho sistemato un attimino e ho rimesso più o meno le cose come erano prima. Ho giusto sistemato due cosine, ma poi il resto, la sostanza più o meno è sempre quella. Forse ho buttato una cover, o meglio ho buttato quella che avevo sull'iPhone perché era rotta e l'ho sostituita con una che avevo all'interno di questo cassetto, però per il resto più o meno qui non è cambiato granché. Finalmente ho completato la cassettiera. Sopra ho rimesso bene o male le cose che c'erano prima, quindi una fotografia di me ste, una borsina e delle creme di Victoria's Secret che utilizzo sempre molto volentieri, poi hanno un profumo davvero super, messe all'interno del solito cestino, questo qui in rame, che avevo preso tipo da Primark. Comunque veniamo alla parte più importante, ovvero i cassetti. Allora, magari a qualcuna di voi verrà lo stesso un infarto perché comunque ci sono tanti prodotti, però sono organizzati meglio rispetto a prima, andando con ordine partendo da destra. Qui ho messo tutti i prodotti per capelli, quindi le maschere, trattamento pre-shampoo, qua dietro ci sono due spazzole, poi ci sono c'è l'olio da mettere sui capelli, sulle lunghezze, trattamento finito, c'è lo shampoo, c'è qualcosa anche sotto, la spazzola per massaggiare la cute, un siero, un altro shampoo e una maschera in tessuto, l'unica che mi è rimasta per i capelli. Qui invece ci sono tutti i prodotti per la cura del viso, in particolare qui in fondo ho raggruppato tutte le creme, le maschere in crema, mentre qui davanti ho messo gli struccanti a base oleosa, ho messo delle creme per il viso, altre ce ne sono qui, alcune sono iniziate da poco, altre invece sono già a buon punto, come ad esempio questa, un'altra crema idratante, insomma tutte creme per il viso. Qui ci sono, in questo contenitore più piccolo, i detergenti per lavare il viso e gli scrub. Sono sovrapposti, però insomma so che qua ci sono scrub e prodotti insomma per lavare il viso, quindi se mi servono vengo a prenderli da qui. Qui nell'angolino invece ho messo tutte le maschere in tessuto e qui invece c'è un tonico nuovo di Hello Body e un altro siero. Poi nel cassetto di sotto invece ci sono tanti altri prodotti. Partiamo sempre da destra, qui ho messo tutti i tonici, la maggior parte, la stragrande maggioranza sono di Pixi, poi ci sono anche dei fissanti make up e poi ho messo anche questi due prodotti per i capelli perché nel contenitore di prima non ci stava più niente, qua c'era un piccolo spazio quindi li ho aggiunti. Qui accanto invece ci sono tutti i prodotti per il corpo, quindi olio per il corpo, creme, mousse da utilizzare sotto la doccia, il dopo sole, la protezione solare, creme corpo di ste, altre creme corpo, poi ho messo dei dentifrici che mi avanzavano, quindi intanto li ho messi qui perché in bagno non avevo più spazio, e l'olio di mandorle e di ricino. Da quest'altra parte, in quest'ultimo contenitore, ci sono tutte le novità di Pixi che mi sono arrivate nelle ultime settimane, e queste tre sono le acque profumate di Lidl, queste le trovo al Lidl della Sien, sono buonissime, dovete assolutamente provarle, e ho fatto scorta e ne ho tre. Poi c'è la spazzola massaggiante per il viso e qua ho messo il mio Sticky Peel. Poi arriviamo al terzo cassetto, questo più che altro è dedicato al make-up, ma alle scorte di make-up. Qua sono praticamente quasi tutti i prodotti ancora da usare, o meglio, la Tangle Teaser è ancora nuova perché comunque ne ho già un'altra che sto utilizzando, quindi intanto questa la tengo da parte per scorta. Qui ci sono tutti i prodotti, come vedete, ancora nuovi, confezionati. Prodotti molto validi che ho già provato e che mi piacciono, quindi li tengo di scorta: mascara, illuminante, primer, bronzer, blush, eccetera. Qua ci sono le creme per la cellulite che adesso utilizzerò magari un pochettino più avanti, magari l'anno nuovo. Di solito in inverno ho il brutto vizio di non utilizzarle. Qui invece ci sono tutte le matite contorno labbra e questo non le posso regalare alla fine perché le ho sempre usate tutte, bene o male, quindi non mi sembra corretto. Qui ho messo dei prodottini di Pixi che ancora non ho provato. Questa palette tra l'altro mi ispira molto con tutti i glitter, però non ho ancora avuto occasione di provarla. Correttori,
Questi, forse sì, questi sono ancora tutti nuovi, anche perché sono un po' scuri al momento per me. Poi qui ci sono tutti i rossetti di una collezione in edizione limitata di L'Oreal. Questi li avevo provati tutti in un video, quindi non posso regalarli, li devo tenere. Qua ci sono degli ombretti piccolini, ho tenuto i colori che so di utilizzare di più. E poi qui ci sono davvero un'infinità di prodotti per le labbra, anche questi già utilizzati, quindi li ho tenuti. E poi, arrivando all'ultimissimo cassetto, quello dedicato, diciamo così, alla tecnologia, molto più semplicemente, ho riordinato, anche se era abbastanza in ordine, devo dire, ho ridotto un po' le cose e qui ho lasciato alla fine tutte le cose che servono a ste per farsi la barba, perché davvero non so dove metterle, cavi e cavetti e quant'altro, e il caricabatterie della macchina fotografica. Ecco fatto. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto come sempre, che vi abbia tenuto compagnia. Se è stato così, mettete un pollice in su ed iscrivetevi al canale. Un bacione e al prossimo video. Ciao!